Rieccoci per questo nostro nuovo appuntamento con i giornali TV, come sempre ogni giorno con voi sui canali 94 e 98 del digitale terrestre. Tante ovviamente le notizie che riguardano in particolare il Consiglio dei Ministri che si è tenuto a Cutro, simbolicamente a Cutro. Purtroppo teatro di una tragedia, la ormai nota tragedia dei migranti. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola che appunto titolano per la maggior parte dell'esito di questo Consiglio dei Ministri in Calabria. Sul Corriere della Sera, infatti, leggiamo scafisti. Pene fino a 30 anni, questo era sul Corsera. Poi su Repubblica il governo si è fermato a Cutro. Poi la stampa, Meloni, 30 anni agli scafisti. E poi sul Libero invece dice ergastolo per gli scafisti. Ecco il decreto migranti. Su il giornale caccia agli scafisti, il governo a Cutro, il Fatto Quotidiano, Meloni, gaffe e sbrocco, Salvini la frega due volte, scrive invece il Fatto Quotidiano. Poi su La Verità, il depistaggio dell'archiviazione di Conte, quindi decide La Verità come primo titolo. Sulla prima pagina di fare riferimento all'inchiesta della Procura di Bergamo sulla pandemia da Covid, quindi goffa operazione mediatica per tentare di insabbiare, scrive La Verità. E poi c'è la foto di Giorgia Meloni, il governo va a Cutro, riattivati i flussi regolari, linea dura anti-scafisti. Il tempo. Pugno duro sugli scafisti, poi il Messaggero decide di titolare in maniera più evidente su un'altra questione, il fisco, nuova IRPEF e flat tax, ma poi ovviamente c'è anche riferimento al decreto del governo emanato a Cutro. Pugno duro con gli scafisti, via libera ai regolari. Poi domani Meloni parla solo degli scafisti, ma tace sui soccorsi mancati. Il Sole 24 Ore, riforma fiscale con IRPEF a tre aliquote, sconti tagliati in base ai livelli di reddito. E poi il Mattino, scafisti. Pena fino a 30 anni. Poi il riformista, decreto Cutro, più schiavi, più prigioni, meno accoglienza. E poi il manifesto, muro a mare, titola il manifesto. Il Gazzettino, scafisti, pene fino a 30 anni. Poi il dubbio sui migranti Meloni commissari alla Lega, ora decide Chigi. Poi l'avvenire, più braccia che persone. Il secolo XIX, migranti, guerra agli scafisti. Poi sull'identità, migranti, guido io. Consiglio dei Ministri a Cutro, la mossa di Meloni, Piantedosi dimezzato, tocca a Crosetto che è il ministro della difesa. Poi leggo, migranti, Meloni riapre i flussi, il resto del Carlino, pugno di Meloni contro gli scafisti. La notizia, sfruttati pure da morti, Meloni e Salvini regolano i conti tra loro. Sulla pelle delle vittime di Cutro. Questo era sulla notizia. Poi l'opinione Italia, un paese per vecchi. Questo era sull'opinione. Quindi abbiamo iniziato insomma, il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani nazionali, appunto le copie digitali, le prime pagine digitali. E poi andiamo anche
le pagine digitali Gazzetta del Sud Web, intanto con la prima pagina di Gazzetta del Sud Web, prima pagina, edizione Catanzaro, Crotone Vibo, Meloni a Cutro, guerra totale agli scafisti. Saranno pianificati gli ingressi illegali, ma regole rigide sui flussi. Qualche contestazione. In alto a sinistra, richiamo in prima pagina di un'operazione importante anti-ndrangheta. Gioia Tauro nella morsa dei Pinovalli, 49 arresti. Poi purtroppo ancora notizie prima su Gazzetta del Sud che riguarda il conflitto russo-ucraina, ancora brutte notizie. Zaporizhia si rischia la catastrofe di piede su Gazzetta del Sud. Amburgo, spari in chiesa, 7 vittime, 8 feriti. Poi ancora su Gazzetta del Sud, ovviamente ci sono riferimenti, richiami nella prima pagina di pezzi, articoli che ritroveremo poi più approfonditamente chiaramente all'interno di pagine, delle pagine di Gazzetta del Sud. Catanzaro, rimpasto in giunta, Fiorita si muove su diversi fronti. Poi Vibo Valentia, scala mobile, opera finalmente ultimata, ma ci sono altre spese. Questo era su Gazzetta, sulla prima di Gazzetta del Sud. Poi scorriamo le pagine di Gazzetta del Sud online. Niente fiori, né opere di bene, solo peluche, la dolce protesta di Cutro guidata da Nonno Peppe. Poi rimpasto in giunta al Comune di Catanzaro, trattative su più tavole, Lamezia, estorsione, associazione mafiosa, 3 condanne e 9 assoluzioni, il Consiglio dei Ministri a Cutro, la Meloni, ripristinato il decreto flussi, 30 anni agli scafisti, commissariati i centri per migranti. Poi un antenato di Cutro, al ministro Tajani la cittadinanza onoraria, e poi gli ambulanti di Vibo pronti a battere la ritirata, chiuse già 50 partite IVA in provincia. Poi ancora autonomia differenziata. La CGIL di Catanzaro lavora al fronte unico delle opposizioni, poi il cervo della Mesola tra i boschi delle serre, liberati 20 esemplari. Poi a Crotone, studi sulla subsidenza e estrazione di gas, convocato il tavolo del monitoraggio. Catanzaro, condannato Pisano per le minacce di morte all'avvocato Talerico. Poi a Pizzo, la discarica sul mare, una vergogna che dura da 40 anni in attesa della bonifica. Poi Franca Ferraro, nuovo prefetto di Crotone, Grieco invece il nuovo prefetto di Vibo Valentia. Falsi testamenti a Catanzaro, annullata l'accusa di associazione a carico di Giuseppe Aiello. Poi Consiglio dei Ministri a Cutro, il mancato invito al sindaco di Crotone è uno sgarbo istituzionale. Poi naufragio migranti, scritte contro il governo e piante dosi a Cutro, poi appello da Cutro, lo Stato ci dia gli strumenti per l'accoglienza. Questo era dunque quanto abbiamo letto dalle pagine di Gazzetta del Sud Online, Gazzetta del Sud Web. In precedenza abbiamo letto le prime pagine dei quotidiani nazionali e per restare in tema, per restare sui temi nazionali andiamo all'edizione cartacea del quotidiano del Sud, il Dorso Nazionale, l'altra voce dell'Italia, il diritto di asilo e lavoro europei. Il governo Meloni a Cutro, i decreti italiani e la partita in Europa sul fenomeno epocale dell'immigrazione, scrive il quotidiano del Sud. Poi Meloni, non potevamo fare di più, caccia agli scafisti in tutto il mondo. Consiglio dei ministri straordinario a Cutro. Poi la Premier striglia il ministro Salvini col muso lungo. Poi ancora governare i flussi, un'occasione per la destra,
Poi migranti economici, procedure più rapide e semplici. Migranti, non ci sono più i lavori per schizzinosi. Poi Napoli, rinasce l'albergo dei poveri, simbolo del riscatto del mezzogiorno. Poi l'unica realtà che esiste è quella che viene spacciata in TV. Poi la guerra, tempesta di razzi su tutta l'Ucraina. Questo era sul Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, quindi abbiamo fatto tutto il possibile, caccia agli scafisti in tutto il mondo, quindi la riunione del Consiglio dei Ministri a Cutro, procedure semplificate per i migranti economici, in caso di morte 30 anni di carcere agli scafisti, poi restrizione della Lega sui migranti, scontro alla Camera sui decreti Salvini. Svegliamoci, alle imprese mancano lavoratori, è ora di spalancare le porte all'immigrazione legale, scrive il Quotidiano del Sud. E poi ecco qui, più sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, forse la Fed sarà meno aggressiva. E poi tre aliquote IRPEF, flat tax per tutti in 5 anni e IVA zero su beni essenziali. Ancora Palazzo Fuga ha una nuova vita, è il simbolo del riscatto del Sud. Autonomia senza la voce dei sindaci, la riforma non va da nessuna parte senza appunto aver sentito i sindaci. Poi andiamo all'edizione Calabria del Quotidiano del Sud, in prima pagina, ecco qui la foto del ministro Tajani, della premier Meloni e del ministro Salvini, il Consiglio dei Ministri a Cutro, Melona basta agli scafisti indisturbati. Il Consiglio dei Ministri ha varato nella riunione a Cutro il decreto con pene fino a 30 anni per il responsabile della tratta via mare in caso di morti, i peluche lanciati da un gruppo di contestatori contro le auto blindate sulle quali i ministri sono arrivati nel centro del Crotonese. Un altro è esposto sulla strage di Steccato, il familiare di una vittima, i nostri morti hanno il diritto di tornare a casa. Poi gli echi da Roma, scrive il Quotidiano del Sud, strage migranti, Loizzo mette a disposizione la cappella di famiglia. Operazione reset a rende annullata con rinvio la revoca dei domiciliari all'ex sindaco, l'avvocato Manna di Rende. Consiglio regionale sospeso Muraca, entra Billari o Billari dopo il caso Miramare. Poi Catanzaro, no all'autonomia, spezza il paese, CGL pronta alla mobilitazione. E poi ancora a centro pagina i 49 arresti a Gioia Tauro, ho colpito il clan Piromalli, Pax mafiosa nel nome degli affari, colpo con 49 arresti ai Piromalli Molè. Poi Catanzaro, impianto polivalente al Corvo, aggiudicata la progettazione. Poi Reggio Calabria, innovazione dall'università alle imprese. Poi Vibo, in ospedale, reparti ballerini, oggi qua, domani là, scrive il Quotidiano del Sud. Crotone, sindaco non invitato dal Consiglio dei Ministri, sindaco di Crotone, l'esclusione non mi sorprende, dice al Quotidiano del Sud, il sindaco di Crotone, voce. Il racconto, le donne calabrese, i primati nella storia, poi premio Sila, svelata la decima delle opere finaliste. E ancora il conflitto, purtroppo pioggia di missili, torna allo spettro del nucleare, allarme a Ieta per Zaporizhzhia. Poi la Georgia revoca la legge sugli agenti stranieri, il Cremlino nulla a che fare con il disegno di legge georgiano. Transizione ecologica, nuove regole sugli aiuti di Stato per le tecnologie pulite fino al 2025, il quadro della Commissione europea. Ancora sul Quotidiano del Sud, tanto spazio
appunto al Consiglio dei Ministri a Cutro, la Premier dice un segnale concreto e simbolico la riunione del Consiglio dei Ministri a Cutro, i peluche contro le auto blindate in strada, la rabbia e le contestazioni. Il Nobel per la pace a Cutro sarebbe bello, l'Italia deve essere fiera, lo dice il presidente della Regione Calabria. Occhiuto, le scritte apparse nella notte in un paese tramortito e blindato, appunto il governo a Cutro, Salvini si ricorda della caserma, presto incontrerò il provveditore. Il ministro nel 2021 annunciò un progetto di riconversione dell'ex caserma militare di Cutro da tanti anni incompiuta. Il plauso della Premier al sindaco, le ho detto che siamo generosi, scambio di doni alla Meloni, consegnato il crocifisso del sindaco di Cutro. Scelta la frase del Papa sui trafficanti, inaugurata all'ingresso del comune di Cutro. Intanto sette salme sono state trasferite a Bologna, esposto in procura di oltre 40 associazioni, da Emergency a Medici Senza Frontiere, i superstiti del naufragio lasciati per 10 giorni in un centro inadeguato. Poi consentitegli un ultimo saluto, gli avvocati scrivono al governo a nome di un cittadino afgano. Ha cercato di salvare il fratellino in mare, ma il piccolo non ce l'ha fatta, aveva 6 anni. Gli operatori di Medici Senza Frontiere raccontano le storie dei migranti. Poi ancora la pax affaristica delle cosche Piromalli e Molè, territorio diviso, i rapporti con le altre mafie e il traffico di droga. Poi la commissione d'Ndrangheta per decidere se partecipare alle stragi. Poi un sacerdote e un militare della Guardia di Finanza tra le persone arrestate sono agli arresti domiciliari. La diocesi ha sospeso il prete, il finanziere sotto accusa per rivelazioni di segreti d'ufficio. Poi ancora all'interno delle pagine calabresi, no all'autonomia, spezza il paese, iniziativa della CGIL Area Vasta e della CGIL regionale, pronti alla mobilitazione, si chiama in causa il presidente della regione, Occhiuto, dica da che parte sta. Poi il nostro accordo per sostenere le imprese turistiche ricettive dell'intero territorio, l'intesa sottoscritta da Federalberghi Calabria e da Intesa San Paolo sul quotidiano del Sud. Al Palazzo Campanella, quindi al Consiglio regionale, sospeso Muraca, entra Billari o Billari, colpi di coda del processo del quale sono state rese note le motivazioni. I giudici definiscono Falcomatà dominus e regista dell'affare Miramare. Donne da primato, ecco chi sono, dalla prima calabrese a prendere la patente, fino alla prima a diventare giornalista. Hanno grandeggiato in più ambiti, dall'archeologa Lofaro all'ingegnera Franca Vampola. Poi Catanzaro, comune di Catanzaro, polivalente al Corvo, al quartiere Corvo di Catanzaro, un polivalente, un passo in avanti, aggiudicata la progettazione dell'impianto indoor del quartiere sud, quindi per giovani c'è la determina, nella struttura si praticheranno anche padel e arti marziali. E ancora sul quotidiano del sud, Soverato, grande successo al comunale, applausi e risate per la commedia, il padre della sposa. Donne e mafia, la riflessione, iniziativa del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Lo spunto viene proprio dal libro della procuratrice Marisa Manzini. Il sindaco Fiorita rimuova i manifesti che offendono la dignità delle donne. Lamezia Terme, clan greco, 3 condannati e 11 assolti, quindi 3 condanne e 11 assoluzioni. Il verdetto del gruppo di Catanzaro. Sono stati condannati a 8 anni Sergio, Ugo, Roberto Greco. Il figlio Christian è stato condannato a 6 anni. Il collaboratore di giustizia Luca Piraina
a 4 anni di carcere. Sono stati invece assolti Davide Belvedere, Carmelo Furci, Vincenzo Furci, Antonio Salatino, Giovanni Roberto, Michael Rotundo, Francesco Rocca, poi Angelo Anzalone, Vincenzo Greco, Giovannino Greco e Giovanni Puglia. Questi appunto sono stati assolti. E c'è una buona notizia per l'ospedale di Lamezia Terme, lo ha scritto in un post su Facebook il primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Lamezia Terme: è quasi pronta la nuova sala di cardiologia interventistica che è attesa da molti anni all'ospedale di Lamezia Terme. C'è la soddisfazione del direttore della struttura, appunto Roberto Ceravolo. L'accrocchio San Biasino installato male, appello dei residenti, la ditta che gestisce ora l'illuminazione pubblica non ha seguito le indicazioni del manuale. L'accrocchio, cosiddetto accrocchio, è praticamente una mezza sfera che è stato installato male durante i nuovi lavori della pubblica illuminazione. Scuola, al liceo Campanella, l'imprenditoria è donna, ospiti Katia Stancato e Rosi Perrone. A Platania è stato nominato il direttore del museo di Platania, c'è il decreto del sindaco Esposito. Giuseppe Chirico dirigerà questa struttura, assetto più funzionale dopo l'approvazione del nuovo regolamento e del funzionamento. Il nuovo direttore del museo di micologia e scienze naturali del comune di Platania. Il Sor Optimist Club di Lamezia, iniziativa nell'ambito della festa della donna, scarpe diverse per la parità di genere. E poi un incontro, stop alla violenza sulle donne, l'impegno dei militari dell'arma, l'associazione Per Te visita il comando gruppo carabinieri di Lamezia Terme, appunto in occasione della giornata internazionale della donna. Lo abbiamo letto anche nella prima pagina, il sindaco di Crotone incredibilmente, clamorosamente non è stato invitato al Consiglio dei Ministri a Cutro, l'esclusione non mi sorprende, dice Voce. Nello stesso orario in cui c'era il Consiglio dei Ministri a Cutro, il sindaco di Crotone, Voce, è andato in cimitero per salutare uno dei migranti, è andato in cimitero davanti alla salma di uno dei migranti morti appunto in questa immane tragedia. Reparti ballerini all'ospedale Iazzolino di Vibo Valentia. Leggiamo appunto dal quotidiano del Sud, e poi ancora sul quotidiano Pronto Soccorso all'ospedale Iazzolino di Vibo. Il Nursing Hub chiede alla regione l'aumento dell'indennità. Il Nursing Hub è un sindacato. Stefano Sisini dice: premiare il personale. Rinascita Scott, l'interesse del boss sull'Italcementi, le rivelazioni del neo pentito Guastalegname su Luigi Mancuso. Sarebbe stato interessato ai lavori di smantellamento dello stabilimento di Vibo Marina. Poi truffa allo Stato, nuovo tribunale a Vibo, gli indagati salgono a 3. Le persone coinvolte nell'inchiesta dalla Procura di Vibo. Oltre al direttore generale della ditta e quello dei lavori, anche il rappresentante legale dell'impresa. Poi droga, 4 vibonesi condannati a Messina, cade però il reato associativo, verdetto del GUP della città metropolitana. Poi a Filadelfia, gli studenti e la festa delle donne, applausi per lo spettacolo teatrale Personality e per Francesca Gugliotta. A Francavilla Angitola, Piazza Solari e Via Roma verso una profonda riqualificazione. A Parghelia comunali, strappo nei democratici, scrive il quotidiano del Sud. Come sempre, tra poco concluderemo con lo sport. Andiamo a Società e Cultura, le pagine di Società e Cultura del quotidiano del Sud. Svelata la decima del premio Sila 49, le opere illustrate nella sede della fondazione. Poi i ragazzi liberi del Telesio e la narrazione. Poi cinema, Fringe Pop Art Fest, incontri generativi
nelle aree interne. Questo era sempre sulle pagine del Quotidiano del Sud, come sempre c'è l'inserto weekend con tutti gli appuntamenti, con tutti gli appuntamenti della fine settimana. In Calabria, zero notturno in mostra a Box Museum, prosegue la collaborazione tra l'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e il Box Museum di Cosenza, quindi ci sarà questo spettacolo con i zero notturno. In scena L'ombra di Totò, il principe visto da Dino, Franco Cardini alla Mezza Terme nell'ambito della rassegna culturale Il Sabato del Villaggio, scrive appunto il Quotidiano del Sud. Andiamo allo sport. Juventus e Roma, buona la prima, parliamo di Europa League. La Juventus di misura sul Friburgo 1-0, i capitolini regolano la Real Sociedad 2-0, quindi Barak spinge la Fiorentina in Conference League 1-0 anche per la Fiorentina. Poi andiamo al calcio, ancora Serie B. Serie B, la Regina saprà rialzarsi. Pippo Inzaghi si mostra fiducioso della partita della trasferta contro il Perugia e parla dell'attuale momento degli Amaranto. Episodi sfortunati, ma le prestazioni sono da stimolo per fare bene. Poi in Serie C, Crotone torna in gruppo a Gua, un elemento in più per Sauli, si lavora in vista della gara di lunedì sera contro il Catanzaro a Lezio Scida. Fulignani e Verna i veri stacanovisti del Catanzaro, maxi schermo al Ceravolo per il derby. Poi in Serie B, Cosenza, un cammino da brividi. Nelle ultime 10 gare ben 4 gli scontri diretti per la salvezza, è vietato sbagliare. Con la spalla è d'obbligo vincere, problema alla spalla per Marras. Settore giovanile, Sporting Corigliano in crescita, bella esperienza per giovanissimi esordienti. Intanto sul Quotidiano, per quanto riguarda i campionati dilettanti, sono 4 gli anticipi fra l'eccellenza e la promozione. E a proposito di eccellenza, la Gioiese, traguardo più vicino per la Serie D, Gioiese prima in classifica in eccellenza. Domenica lontana trasferta a Scalea contro la terza forza del torneo, la capolista deve gestire 10 punti di vantaggio. Spanò, gruppo fantastico, secondo in classifica è la Lametina Promosport. Per la Promosport tante gare decisive, obiettivo è il secondo posto, scrive il Quotidiano del Sud a proposito del campionato di eccellenza. Comunque in ogni caso vi ricordo l'appuntamento per saperne di più appunto della Serie B, della Serie C, ma anche della Serie D, in particolare delle squadre calabresi, dell'eccellenza, con approfondimenti, interviste, ospiti in studio e in collegamento con A Tutto Calcio ogni lunedì alle 20.45 appunto sui canali 94 e 98 del Digital Terrestre di STV, ma anche in diretta a Facebook STV e anche poi nella piattaforma YouTube di STV. Abbiamo anche questa notizia che arriva da Lamezia, dal Lametino, il calcio amatori, un campionato molto molto partecipato, Manita al Pianopoli, Marinata in vetta. Sabato ci sarà la terza giornata di ritorno, quindi c'è il campionato amatori di calcio 11 over 35 che è organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, calcio amatoriale, insomma. Questa era appunto la notizia che abbiamo letto sul Quotidiano del Sud. Con lo sport, come sempre, siamo arrivati alla conclusione anche di questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV ogni giorno con voi sui canali 94 e 98 Digitale Terrestre di STV, sulla pagina Facebook, sulla piattaforma YouTube. Quindi siamo arrivati anche alla fine, ogni giorno con voi giornali in TV, dal lunedì al sabato alle
14, poi le repliche delle 20 e delle 7:30. Da Pasqualino Rettura è tutto, grazie per averci seguito fin qui con il giornale in TV. Naturalmente vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.